scelta giusta per due motivi. Uno, perché dimostra di essere anche in questo momento dalla parte di diritti di tutti, diritti che non ledono i diritti di alcun altro, quindi ha un riconoscimento di diritti di tutte le persone, di tutti i cittadini. Questo è il primo motivo, un motivo che peraltro come amministrazione comunale abbiamo avuto modo di sostenere nei fatti, indipendentemente dalla nostra presenza al Pride, ricordi il registro delle unioni civili come fatto amministrativo deciso dal comune prima che venisse approvata la legge in Parlamento, la scelta di trascrivere i matrimoni stipulati all'estero e quindi registrati. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo specifico in questo momento è che difendere i diritti di tutti in un mondo in cui sono così diffuse e sparse anche a piene mani purtroppo i veleni dell'intolleranza, del razzismo, del mancato rispetto dell'altro, che si traducono anche purtroppo in atti di inaudita violenza come la strage di Orlando ci dimostra, ecco, è un secondo motivo per esprimere la ferma condanna di questi atti, di queste violenze, ma anche di messaggi che magari sono verbali, costituiscono il brodo di cultura perché episodi di violenza di questo tipo possono verificarsi. In questo senso avete ancora un anno, riuscirete a fare qualche cosa un po' dal punto di vista culturale? Lo facciamo, ripeto, gli atti amministrativi che noi abbiamo adottato sono stati dei segnali forti che hanno da un lato registrato un orientamento che nel paese stava maturando, ma dall'altro lo hanno anche sostenuto, lo hanno anche incentivato, e sono stati degli atti che non erano dei meri atti amministrativi, ma erano degli atti che richiamavano il paese a prendere coscienza di una realtà che è cambiata e di diritti che dovrebbero essere riconosciuti.